Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video spacchettamento AliExpress. Andiamo subito a vedere che cosa mi è arrivato. Allora, ho ordinato questi strass termotrasferibili. Allora, questo pacchetto ci sono dentro di grandezze diverse e di tutti i colori. In questo pacchettino invece sono color cristallo, mentre qui abbiamo questi che sono sui colori cangianti, quindi un po' rosa, verde, cambiano un po' in base alla luce. In omaggio il venditore mi ha messo questo braccialettino con 4 palline fatto di corda. È stato gentile comunque che mi ha messo un omaggino. Allora, queste le ho ordinate l'11/11 e mi sono già arrivati, miracolo. Poi questi strass per applicarli, allora io ho detto che sono termotrasferibili, servono appunto da applicare sui tessuti, sui vestiti, sulle scarpe. E io l'ho preso un po' per quello, perché la mia idea era quella di comprare delle All Star bianche, magari tarocche, per non spendere molto, e poi decorarle appunto con questi strass. Vedremo. E appunto per applicarli serve appunto l'applicatore che ho preso sempre da AliExpress. Allora, il venditore mi ha messo in omaggio questo braccialettino con la coroncina. E l'applicatore è questo. Allora, è fatto così, sembra tipo il pirografo, non so se qualcuno di voi ce l'ha, o tipo il fuse, solo che la temperatura è diversa, per cui non utilizzate quelli per fare questo lavoro, anche perché poi comunque vi servono le punte. Allora, c'è questo coso di metallo che serve appunto per appoggiarlo, presumo intanto che si scalda, esatto. Poi qui si inseriscono le punte, è filettato, la spina è normale e queste sono le punte che servono appunto per tirare su gli strass e quindi incollarli sul tessuto. Le punte ne abbiamo dentro diverse, hanno la barra filettata, quindi si avvitano. E hanno delle grandezze diverse appunto per le varie gemme che si devono applicare. Cioè dalla più grande alla più piccola. Ah, comunque sopra ci sono scritti millimetri, 4 mm. Questo da 7 mm. Ecco, meno male, hanno messo sopra proprio le misure. Quindi si prenderanno così e si applicano sul tessuto. Poi magari se riesco farò un video più avanti dove vi faccio vedere come si usa. Anche questo è uno degli acquisti dell'11/11 ed è arrivato in fretta, pensavo di riceverlo nel 2018. E il venditore dentro mi ha messo anche degli strass di un colore, sembra tipo bronzo, comunque sono proprio una piccola quantità. Poi altro pacchettino, anche questo è un acquisto dell'11/11 ed è questa piastrina per imbossare. Allora, presumo che si utilizzi con la Big Shot o comunque la fustellatrice, quindi io l'ho preso ma non avevo ben capito, pensavo fosse uno stencil. È fatto a bollicine, invece va messo il foglio, il cartoncino, si chiude, si passa nella fustellatrice, nella Big Shot, e il foglio rimane imbossato con queste goccioline. Vedrò come posso utilizzarlo, io non ho la fustellatrice, non ho la Big Shot, e vediamo se si può usare in qualche modo. Poi, un altro acquisto. Allora, questi sono degli abbellimenti, dei cut, che ho ordinato prima dell'11/11, quindi un altro ordine, e sono questi 32 pezzi
E la cosa che mi ha meravigliato sono questi 50 pezzi che li ho presi appunto su AliExpress, ma sono marchiati We Are Memory Keepers, infatti sono dell'American Craft. Cioè sono rimasta sbalordita perché ho detto, cavolo, su AliExpress mi vendono le cose della We Are Memory Keepers. Vabbè che li avevo pagati forse 4 dollari, 4 euro. Però sono felicissima, bellissimi. Allora, intanto guardiamo questi. Allora, questi mi piacevano. Qui c'è una foglia, una piuma, i fiorellini, la zebra, ecco, alcuni particolari, hanno i particolari in foil oro, un'altra piuma, questa love, altri fiorellini, fiori, piume. Poi le cose carine sono queste cornici, qua si staccano, quindi si può utilizzare, si può staccare il fiore, questo non credo che si possa utilizzare. Però sono bellissime le cornici, quindi magari per fare delle cornici appunto dove mettere le foto. Anche qua ne abbiamo diverse. Questo, ecco, per esempio questo va bene per San Valentino. Questa è la cornice tipo le Polaroid. Una bella foto di coppia. E qui altre cornici, quindi poi si possono... Questo qua per l'amicizia. Questa, wow, bellissima, con la scritta Hello, Sweet, e un'altra cornice. Queste carinissime per fare appunto gli album, o appunto per contornare delle foto, per fare il journaling. Vediamo che cosa, se tutto va bene l'anno prossimo frequenterò un corso di scrapbooking e magari imparo a realizzare qualcosa di carino. E appunto mi serviranno un po' di die cut. E questi effemera della We Are Memory Keepers, che sono veramente, ripeto, strafelice di aver trovato questi su AliExpress, anche perché non c'era scritto sinceramente sul, quando li ho acquistati, che erano marchiati American Craft. Questi cinesi veramente sono incredibili. Allora, ci sono, vabbè, ovviamente una serie di fiori, poi ci sono i numerini, le scritte della settimana, Monday. Niente, 50 pezzi, vabbè, bellissimi. Poi, dimenticavo un altro pacchettino, l'ultimo. Con un altro clear stamp, e questo è un po' che lo aspettavo, un acquisto ancora dei primi di ottobre, ci ha messo un bel po' ad arrivare, un po' più dei 2 mesi, infatti avevo fatto prolungare i giorni dal venditore. E sono queste bandierine con questi cerchiolini, che appunto mi serviranno per la mia decorazione agenda del 2018, perché ho detto che voglio cambiare, non ho fatto refill, non ho comprato refill, ma li farò io settimana con settimana e mi aiuterò con questi timbri che ho comprato. Spero che riuscirò a fare delle decorazioni carine. Ho deciso appunto di farle io man mano perché volevo cambiare, visto che ho fatto un anno di decorazioni allo stesso modo, vorrei fare un nuovo anno con nuove decorazioni. Niente, anche per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo guardato, mettete un bel pollice in su, fatemi sapere cosa ne pensate di questi miei acquisti, se vi piacciono, a me piacciono tantissimo, e se riesco vi metto nell'info box il link ai prodotti. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!